per me più sofferto nel volere non potuto provvedere con dovuta tempestività al regolare pagamento degli stipendi di tutti i dipendenti. Perciò se erano entrati 17 milioni, Di Pasquale avrebbe pagato i stipendi almeno. Quindi, perciò scusi, quella finanza non è stata mai data. Mi sono solo distratta un secondo. Questa che ha appena letto è una lettera firma di Di Pasquale. Di Pasquale, amministratore delegato che si è dimesso. Che reca una data del... dell'11 novembre. Ok? Allora, i 17 milioni non sono stati mai dati dalle banche. Perciò... quale operazione fittizia avrei fatto e che cosa avrei raggirato? Ah, io sono la parte offesa, sono la parte truffata, sono stato raggirato. Perché le società ne sono beneficiate da questo. Allora, su 5 non mi soffermo. I difensori se riterranno potranno fare... No, chiariamola questa. No, aspetta. Scusa, no, mi viene spontaneo perché dopo... Questa situazione, se vorranno, le faranno una domanda i difensori. Va bene, posso andare? Sì, sì. Passiamo a Dima Costruzioni. Allora, il capo 6. L'operazione con Samoa. Allora, anche questa è contestata come distrazione in favore di Samoa. Che cosa, qual è la sua spiegazione, se ne ha una spiegazione alternativa, se ci vuole spiegare che cosa è successo? Allora, qui Samoa era proprietario di due comparti, il comparto E e il comparto F. Terreni, diciamo, di identici di metri quadrati terreni di cubatura. Edificabili. Edificabili. Cioè, quindi parliamo di società che hanno in pancia iniziative immobiliari, no, diciamo. La Samoa ha in pancia due aree, denominato comparto F per metri cubi, 203.000 metri cubi, sì. Il comparto F... con indice di cubatura di circa 195.000 metri cubi, perciò si scostano di poco. Dove? A Pomezia, terreni che la Dima aveva comprato, diciamo, prima il comparto F e l'ha pagato 25 milioni di euro alla Samoa, ok? Oggetto di non contestazione. Ci si contesta che al secondo atto che ha fatto, perché se i due comparti non stavano insieme non potevi edificare e uno era dispensabile all'altro, perché la lottizzazione, la convenzione era unica. Perfetto. Ci si contesta la seconda operazione, che la Dima compra il comparto E per 13 milioni di euro, dicendo... questa operazione ha recato un vantaggio alla Samoa, che dopo non è di Di Mario, perché dopo quando è ricostruito è Di Mario, ma Di Mario non è. E allora Di Mario ha avuto un beneficio. Allora, due sole cose. O tutte le due operazioni, quella da 25 non ci viene contestata e quella da 13 ci viene contestata. Però la Samoa ha pure investito per far sì che con il comune ha investito sulla parte tecnica, sulla parte progettuale, perché non è che ci si arriva alla convenzione così, c'è tutto un percorso di professionisti che ti portano alla convenzione. E quindi la differenza sarebbe l'incremento del valore. Perciò la Dima ha avuto un vantaggio perché rispetto al comparto F ha risparmiato 12 milioni di euro. Perché se 6 mesi prima compra un comparto a 25 milioni e non ci viene contestata, e 6 mesi dopo ne compra una a 13 e si contesta, la Dima ha avuto un beneficio, perché il valore a metro cubo sono differenti. Va bene.
Senta, mi soffermo solo un istante. C'era anche una distrazione di 4.360.000. No, la distrazione di? Distraevano mediante artifizi alle casse della DIMA la somma di 4.360.000. No, ma questa distrazione, voi da dove la leggete? Che la Samoa aveva comprato il terreno a 8.600.000, l'ha rivenduta a 13 e voi la chiamate distrazione. Non è distrazione. Se la Samoa ha comprato a 8.600 e ha fatto una... No, quella è 4.316.000, è la prima parte in realtà. Però da quello che ricordo io, Viscogliosi ha detto che non ha visto il bonifico. Allora, no, volevo sapere... Viscogliosi ha detto che lui... Rocchi l'ha raccontato verbalmente, perciò la contabilità è chiara. Ma dopo la fornisce, dopo il consulente di parte nostra chiarirà col documento alla mano questo. Comunque le contestazioni sono è duplice sostanzialmente in queste imputazioni. Comunque vabbè, andiamo avanti. Però non mi sembra specificata nel capo di imputazione. Sì, la seconda no. parte è la specificazione della prima. No, perché nella seconda è 4.316.000, non corrisponde l'importo. Però la prima non è spiegata. Eh? La prima non è spiegata. Cioè, dal numero poi dice in particolare e sotto spiega perché. Con un numero ovviamente diverso. È come se questa fosse uscita, tant'è che a Viscogliosi è stato chiesto se ha visto il bonifico in uscita e lui ha detto non l'ho visto. Comunque questo è quello che io avevo ricostruito. Non l'ho scritto io, mi spiace. Non me lo ricordo. Comunque lui lo riconduce a una cosa unitaria, in realtà è contestato diversamente e la somma comunque non è stata trovata come diversamente. No, dottoressa. Adesso i 4.360.000 è un errore perché quella sarebbe o i 4.313 che mi contestate. Appunto, o sono la stessa cosa, perfetto, o sono due cose diverse. È la stessissima cosa. Voi le detraete che la Samoa aveva comprato a 8.640.000, ai 13 che l'ha rivenduta avete generato una plusvalenza. Questo, allora, questo è l'errore là. Il bonifico non lo potevano vedere perché in realtà il bonifico lo potevano vedere se avrebbe avesse le carte, l'avrebbe come l'ho trovato io l'avrebbe trovato pure Viscogliosi. Allora, sia e dopo il consulente nostro di parte glielo esibirà, non è questo il problema. Va bene. No, però c'è, a meno che non mi confondo. Vado avanti. Allora, sempre bancarotta Dima Costruzioni, però una movimentazione 408.250 a favore della M2002, mediante contabilizzazione bilanci 2007-2008 di costi per consulenze tecniche e progettuali, in forza di un contratto che nell'impostazione accusatoria non è veritiero, non è vero, sarebbe simulato. La parte accusatoria non è niente di vero. Per favore le chiedo di non commentare l'ipotesi accusatoria, le chiedo di prendere posizione su questa parte a sua difesa. Però vedi dottoressa, quando le abbiamo fatto la domanda a Viscogliosi, io credo che un progettista quando progetta e mette un timbro su un progetto, in primis diventa titolare di diritto d'autore e dopo è la prova provata che ha progettato qualche cosa. Perciò come si arriva a dire che è una presunzione? Questo signore ha progettato il comparto 18 al Torino Mezzo Cammino, il comparto 23 al Torino Mezzo Cammino, che faccio? Non la pago la persona? Quindi devo interpretare la sua risposta come? Che la M2 ha progettato, gli è stata incaricata le progettazioni di due comparti a Torino Mezzo Cammino ed è stata pagata la prestazione e la professione. E che la prestazione è stata commissionata da chi? Dalla Dima Costruzioni? Dalla Dima Costruzioni, perché la Dima era proprietaria di quei comparti. Va bene. La Dima Costruzioni, lei ci ha detto che era dipendente della Dima Costruzioni. Certo. Chi era il legale rappresentante all'epoca? Paola Ronzio. La Paola Ronzio. E lei era a conoscenza di queste consulenze? Se ci spiega che ruolo avesse la Ronzio in questa società, se fosse un ruolo formale e fattuale, se fosse un ruolo più formale che fattuale, se fosse un ruolo solo formale. Già l'ho detto l'altra volta, la dottoressa Ronzio, diciamo, sicuramente è una brava donna, una brava mamma, era più formale che sostanziale perché le banche per un problema di, diciamo, secondo loro dei conflitti nel 2004 mi chiesero che non potevo amministrare Dimafin e Dima Costruzione e chiese a sta persona se si poteva surrogare alla carica, ma era una carica veramente formale. Quindi la Ronzio Paola era amministratore formale, quindi quando lei mi dice che erano stati dati gli incarichi di consulenza, lui dice perché gliela dati da dirigente firmavo io. Nella Dima avevo la procura per firmarle. Aveva una procura dalla Ronzio. Risulta dal camerale della Camera di Commercio, depositata.
Ci offre in conoscenza di questi contratti per l'incarico della progettazione? Non l'ho portati dietro, dopo quella consulenza tecnica la leghiamo dietro. Vedremo. E quindi cosa avrebbe progettato? Lei ci ha detto il comparto mezzo cammino. Lo Z18 e lo Z23 del Torino mezzo cammino. Assieme all'ingegner Papagni, proprio per essere chiari, perché è uno studio di Ostia importante. Papagni, Renato Papagni. E questi 408 erano solo per Moio o anche per Papagni? Erano solo per Moio. Magari costavano così pochi i progettisti. Non lo so, glielo sto chiedendo. Ah, ecco. 660.000, il capo 8, io diciamo cerco di essere sintetica, sarebbero i soldi dei promissari acquirenti? Allora, com'è andata questa cosa? Questa l'hanno chiarito pure gli acquirenti stessi, che i soldi non l'hanno data a Di Mario, che hanno fatto assegni alla società. Però qua si è fatta un po' di confusione. Perché si è fatta confusione? Ovviamente Dima Costruzione era proprietaria al Torino mezzo cammino di enormi cubature, e tutte le cubature erano individuate per Z, per numero. Lo Z20 in questo caso stava realizzando quattro palazzine allo Z20. Nel momento che le banche bloccano in stato avanzamento i lavori, ci costringono di far uscire dal gruppo per deconsolidare, così loro potevano riattivare i finanziamenti. Nei tempi indietro, Capasso e La Ronza, perché dopo questo fa un film, diciamo, è un film generico, la moglie di Capasso e il marito di Aronzio avevano costruito una società, diciamo, che volevano, diciamo, avviare qualche attività personale, che dopo non hanno mai fatto. Okay? Nel momento che le banche ci impongono di deconsolidare, la lupa che era stata costruita e non aveva mai esercitata era ferma, e dico: guardate, abbiamo un contenitore là fermo, e Capasso, la moglie di Capasso e il marito di Aronzio cedono queste quote a Gianni Antonucci e a Di Matteo, ok, Tostoin, che capo era Di Matteo. Questa società, la Lupa, si l'affida la banca SMIB di San Marino per 3 milioni di euro, c'era un debito dell'Unipol e pagano la differenza del saldo prezzo, se non ricordo bene avevamo venduto intorno ai 12-13 milioni di euro, non ricordo preciso il prezzo di vendita. Con il debito che si accollavano, la differenza che aveva finanziato banca SMIB, si chiudeva l'atto. Ma in quella sede gli appartamenti erano tutti venduti su carta. Abbiamo dovuto attualizzare quelle che erano le caparre, gli acconti, e ribaltarli o scalarle dal prezzo. Okay. Che cosa succede? Che quando questa operazione passa alla lupa, passano le caparre. I clienti, come hanno detto loro, hanno fatto gli assegni, ma io non me ne occupavo di quello. Dopo, è chiaro che la gestione di property, di gestione di service per coordinare gli atti, e quando noi facciamo l'appalto, perché l'appalto ci hanno appaltato a noi, lo continuavamo a fare noi, perché noi avevamo un reparto proprio di property, di gestione di centro commerciale per gli affitti, per i clienti e così via. La Scamarcia, Cavalieri Massimo gestivano questi rapporti. Ok, e raccoglievamo pure gli incassi che giravamo alla lupa, ma la lupa le chiavette c'aveva Gian Antonucci, che era l'amministratore. Perciò tant'è che i clienti che cosa hanno detto? Noi Di Mario non l'abbiamo mai conosciuto, non abbiamo mai consegnato denaro a Di Mario. Hanno fatto un po' di confusione nell'affermazione, non si ricordavano se era Dima o Lupa, ma era Lupa. Allora, il capo 9. Anche questa è opera della ricostruzione della polizia giudiziaria, che ha sentito varie persone, eccetera. Allora, è legato al capo 8, immagino, no? Nella sua ricostruzione. C'è no, non, è legato, no, non è legato al capo 8. Non è legato al capo 8. La contestazione è un po' diversa. Okay. Perché la lupa
Rogita questi appartamenti tra luglio del 2010, gli ultimi rogiti l'ha fatta a ottobre del 2010. Sono sempre gli stessi immobili della stessa iniziativa. Quello che ho detto prima, sempre gli stessi. La Lupa in questo fa una plusvalenza netto, distinguendo il mutuo dell'Unipol che c'era sopra, chiudendo l'esposizione della SMIB sopra, gli rimanevano circa 3 milioni di liquidità di cassa, ok? Allora, loro volevano investire e stavano entrando nel capitale di quella capitalizzazione che si era fatta, di quei conferimenti di Marte e di Giove, versano 1 milione di euro e prendono una partecipazione delle società che stavano sopra. Cioè, questo. Marte, Afrodite e Giove. Ok. E quindi? E quindi hanno investito. Senta, per questa società Dima Costruzioni, chi aveva le procure bancarie? Prima Alvarez e Marsile e dopo il dottor Di Pasquale. In questi anni di queste operazioni qua, sì, gli immobili sì, in costruzione? Sì, tutto, sempre tutto loro. E quindi la Ronzio non aveva nessun potere di gestione dei conti correnti? La Ronzio, da fine che le banche non entravano dentro, formalmente aveva lei la procura a firmare. Okay. Quando sono entrate le banche hanno revocato i poteri. Lei invece aveva questo ruolo di dipendente, aveva avuto una procura per Dima Costruzioni, certo. Ma non aveva altro ruolo operativo? Ho avuto una procura da fine al 2007. Nel 2007, quando entra il direttore generale nella Dima Costruzioni, e qui dall'organigramma che dopo consegneremo al Tribunale, c'è stato il direttore generale del 2007, 2008, 2009 e 2010, con i pieni poteri, c'era il direttore tecnico, c'erano il responsabile ufficio acquisti, c'era il responsabile ufficio appalti, c'era l'ufficio subappalti, e firmavano loro, avevano dei poteri di firma. Dopo, oltre certe cifre, andavano congiuntamente con l'amministratore e con l'amministratore delegato. Senta, qui anche per la Dima Costruzioni ci sono le 6 quote del fondo di Afora. Allora, se mi dice, nel momento in cui vengono cedute queste quote del fondo, tanto l'operazione è descritta, non è, volevo sapere, chi le ha firmate queste cessioni? Allora, ritorniamo sempre alla governanza delle banche. Queste quote sono state vendute alla Marotta SRL. La Marotta SRL era un fornitore e, ahimè, era un fornitore che aveva il monopolio di tutti gli infissi che faceva la Dima. Diciamo, la maggior parte degli appalti venivano affidati alla Marotta SRL. La Marotta SRL, nell'agosto dei primi, fine luglio, i primi agosto del 2009, blocca le forniture. Per noi era importante consegnare gli appartamenti, incamerare le somme, d'accordo con Alvarez e Marsal gli diamo le quote in vendita con a put and call, che mensilmente davamo 150.000 euro, all'ultima rata la Dima ritornava in possesso di proprietà le quote. Questo dice il contratto. Ok, d'accordo con le banche, perché questo non ci forniva più gli infissi e non potevamo rogitare gli appartamenti, che per le società era importante incamerare soldi. Ok. Chi lo firma questo contratto? L'ho firmato io. L'ha firmato lei. Senta, del Bobcat della prima costruzioni. E questo, no, questo dovrebbe, scavatore, questo dovrebbe, lo dobbiamo chiedere a Luca, questo lo dobbiamo chiedere a Luca Egidi, perché io, diciamo, da settembre del 2010 sono stato estromesso definitivamente, e dopo parleremo di Luca Egidi, che c'ho tanto da dire. Allora, no, vorrei sapere, quindi lei sa che la ditta, che la società fallita, che la Dima Costruzioni fosse titolare di questo Bobcat? È a conoscenza di questo? Ce l'aveva? Allora, le proprietà erano tutte con i leasing, evidente che conosco perché c'erano i leasing sopra. Le banche mettono Luca Egidi dentro le cose, perché oggi ci troviamo a fare un esame così, perché la procura ha rinunciato a 17 testi,
perché se noi avremmo sentito Luca Egidio ci saremmo risparmiati di rispondere al Bobcat, o se avessimo sentito Giovanni Fiore ci saremmo risparmiati altre cose, ok? Per noi Luca Egidio è importante per noi adesso, e quindi voglio aprire un capitolo ampio. Luca Egidio viene depositato il 182. Noi sappiamo che nel momento che si deposita il 182, le società devono esercitare quella continuità vigilata dal Tribunale. Invece che cosa succede qua con le dimissioni di Pasquale? Perché Di Pasquale firmava cambiale ai fornitori, sotto il 182, che io oggi l'ho imparato sulla mia pelle e lo trovo qua, quanto grave. Le banche non davano più soldi. Il 6 dicembre del 2010, dopo 3 anni dal conferimento, Unicredit si decide di erogare un finanziamento di 55 milioni, scrivendo l'ipoteca di secondo grado sui beni conferiti su Lezia. Teniamo presente che i 182 vengono rigettati dal Tribunale fallimentare il 24 novembre del 2010, dove tutti i quotidiani nazionali, Repubblica, Corriere della Sera, Messaggero portavano l'insolvenza di Di Mario. Fotografie da fine dipendenti sulle gru, perché non venivano pagati. Rezia eroga questi Unicredit dai soldi a Rezia, Unicredit Rezia, Rezia Dima Unicredit. Questi sono già i soldi. Sotto il rigetto del 182. Il 3 dicembre del 2010 io scrivo una lettera di fuoco a tutti i presidenti delle banche. Vengo convocato il 15 dicembre del 2010 a Bologna, alla sede dell'Unipol, dove c'erano tutte le banche, e mi presentarono un Egidio che io non conoscevo, che era il nuovo amministratore delegato. Luca Egidio scrive questa lettera a tutti i collaboratori, perché dicevano la falsità di quest'uomo, di quelle che ha raccontato, e a noi ci sarebbe piaciuto, perché qui suo signore deve rispondere, ma ci dovete tornare qua. Andiamo all'indice. Scusi, però la domanda per te va sul Bobcat e sugli altri beni strumentali. No, sto arrivando là, lo so, ma purtroppo Luca Egidio scrive una lettera a tutti i dipendenti che lui è il salvatore della patria. Invece scopriamo dalle carte che dal 15 gennaio del 2011 dialogava con la Procura della Repubblica, con tutte le autorità della Procura della Repubblica. In questo Egidio, io non potevo. I cambiali, quando lui ha bloccato i cambiali, si sono bloccati perché dopo le cambiali sono state pagate, sono state protestate, c'è stata una rivoluzione. Ovviamente io non so che fine hanno fatto, perché lì proprio ero definitivamente fuori. Non potevo quindi proprio entrare. Quindi non sa la destinazione, l'esito di questo Bobcat. Quindi finché lei ha avuto la gestione della società, il Bobcat era nella società. Certo, assolutamente. Il Bobcat, le pale, certo. Il mini escavatore, le due pale, lei era a conoscenza di tutti gli strumenti. Certo, di tutta... dal 1995 che ce l'avevamo. Ma ne aveva solo uno di questi. Noi ce l'avevamo centinaia, cioè fatturavamo 40-50 milioni, 100 milioni l'anno. E ne mancava solo uno, sostanzialmente. Ma questo non lo so, cioè, questo lo dedichiamo a Luca Egidio, io... Beh, al curatore fallimentare, in realtà. Al curatore fallimentare, o all'ingegnere Crocetta, che era il direttore generale. Sui 66.229, che era la cassa dichiarata, valgono le considerazioni che ha fatto sull'eterogestione? Cioè lei non certo, io non me ne occupavo di questo. Però... non l'aveva più da tempo questa gestione. Chi assolutamente si occupava della contabilità? Chi si occupava della contabilità? Come responsabile c'era la dottoressa Villano, dopo c'era dell'ostrologo, e dopo Luca Egidio si portò Patrignani, l'altro che non mi ricordo, l'altro che si portò come assistente suo, erano in tre. Va bene, quindi comunque lei non c'era più, può sapere questa cassa quando risalisse. No. Sulla DM Costruzioni, senza che le faccio domande, tanto conosce le imputazioni specifiche. Allora, anche qui sono distrazioni e beni della società fallita. 1.450.338.554. Questa... Tra il 10 e il 16 settembre, 5 ottobre 2010, fideiussione a favore della società Di Mario SRL. Verdà,
questa c'erano i titoli della DM messi a garanzia della Di Maio, no? Diciamo, l'avevano messa a garanzia che aveva ottenuto un finanziamento che dopo pare che si è pure estinto. Però questo, adesso che è un problema tecnico, il consulente tecnico gli spiegherà meglio, perché tanto è solo un movimento finanziario che il consulente nostro gli spiegherà. Il credito non riscosso di 2 milioni? Il credito? Non riscosso. Che lettera, lettera è? B. Lettera è? B. Erogava finanziamento in forma della controllata senza adeguate garanzie. Questo vuoi qui. Su questo rinviare al consulente? No, non ho capito qual è. La lettera B del capo 13. Erogavano finanziamenti in favore della controllante Dimafin, quindi la DM Costruzione eroga un finanziamento alla Dimafin senza garanzia per 2 milioni e 96. Ma almeno questa la chiarisce il consulente, perché tecnici la facciamo chiarire a lui. Pagamenti per 695.000 per il noleggio di un'imbarcazione. No, questo, diciamo, essendo che noi avevamo un conto corrispondenza di un cash pooling infragruppo, e sono partite infragruppo, che facciamo chiarire al consulente, perché diciamo l'imbarcazione veniva messa per fare attività di rappresentanza e di commercializzazione. E scaricavate i costi sulle società? No. Questo, chi pagava questa imbarcazione? Questo lo chiarire al consulente, perché non lì era molto prudente, perché l'unica che aveva la barca con la bandiera italiana in Italia è Di Mario, perché perciò non voleva nascondere niente. Però questo, adesso che sono quei principi tecnici, contabili, il consulente del nostro reparto poi le chiarisce, perché diciamo qui è stato fatto un'architettura, un esame di qualcosa, diciamo, non mi risulta una cosa del genere, però lo chiarirà il consulente. Va bene. 222.000 euro alla Florida Fitness SRL. E questo credo che l'avvocato Tamburini De Capasso al curatore l'ha chiarito. L'attrezzatura, questa attrezzatura nasce perché gli ha chiesto la causa della transazione con Florida Fitness. Tamburino, la DM costruisce un immobile adibito a palestra ad Ardea. La procura sequestra questo bene e sequestra con tutta l'attrezzatura. La società di gestione Florida Fitness aveva subito dei danni. Okay? In questo ci siamo adoperate per sanare l'immobile e, diciamo, il dissequestro purtroppo, ahimè, è arrivato al 2012, dopo il fallimento. Le attrezzature stanno là e ovviamente né Giustignani l'ha rivenuta, ma stavano là le attrezzature, né che cosa. Però lì, il terreno di Tivoli. Spiega il consulente o lo vuole spiegare lei? Con l'aggravante commesso, dov'è? Hanno ceduto a 3 milioni e mezzo un terreno che ne valeva 8.020.000. Noi distraeva in data 19.01.2006 un terreno edificabile attivo cedendolo alla Dimafin al prezzo di 3 milioni e mezzo, inferiore al valore di mercato di 8. Quindi vendevano a 3 e mezzo una cosa che valeva 8.020. E questo 8 da dove l'abbiamo preso? È lei che mi deve spiegare. Ma non esiste questo 8, non esiste. Quindi lei la nega che la Dimafin deteneva al 100% la DM. Ok. Io sono una persona tranquilla, però sì, lei nega, sì, che avesse quel valore. Questa è la sua dichiarazione? No, io dico, da dove si prende il valore? Me la faccia spiegare, che è diversa la situazione. La Dimafin detiene il 100% della Dimafin. Okay. Della DM. Ok. Questo terreno viene trasferito dalla DM alla Dimafin. Io presumo che i 3 milioni e mezzo del mercato del terreno, che non era edificabile allora perché la convenzione ancora non era firmata, dopo è evidente che se andiamo nel bilancio altrove si è valorizzata, ma che siamo arrivati alla convenzione, alla costruzione degli immobili, ok, c'è stato un investimento. Questa è la sua prospettazione. Ma dopo, sempre nel gruppo stato, non è che è stato uscito. Ma siccome c'è un'altra negoziazione lo stesso giorno, un altro valore, vabbè. Andiamo avanti, vicenda Caraffini, l'acquisto del terreno di Fiano Romano. La rispieghiamo questa. Questa è un po' complicata. DM compra questo terreno dalla Pluricom
che faceva capo a Gabrio Carafini. Lo compra il 13 febbraio del 2006, a un valore di 18 milioni di euro, con una dilazione del prezzo, rate di 436 mila euro mensile, se ne ricordo male, per circa 48 mesi, perché dopo sopra c'era pure un debito di Unicredit sopra. Atto stipulato il 13 febbraio del 2006, perciò con questo atto notarile la proprietà è passata all'ADM. C'è una dilazione del prezzo, ma la proprietà diventa di DM. Carafini aveva bisogno di liquidità. Nel mese di marzo mi contattò dicendomi, dice, sai Di Mario, lei ha buoni rapporti con signori, se me lo presenta, io gli dico, guarda signori, io non ho problema a presentarlo, però signore quando fa l'operazione ha un costo come tutti i consulenti d'Italia. Lui mi dice, Di Mario, è un costo che me ne faccio carico io. Che succede? Signori aveva rapporti con Banca Italeasing, tutti i rapporti con Banca Italeasing ce li curava lui. Banca Italeasing faceva delle operazioni, deteneva sotto la banca una società che si chiama IGB. Questa società faceva un preliminare per comprarsi degli asset, versava l'acconto, dopo facevano gli sbec sopra, chiudeva la finanza e si prendeva una penale importante. Questo era un po' il disegno che avevano messo all'impiego. State del fatto che aprile del 2006 IGB ci dà questi soldi e io giro i soldi a Carafini. Mancano 3 milioni e mezzo al saldo prezzo dei 18 milioni, che gli ridò a ottobre, a novembre e a marzo del 2007 il saldo prezzo. Mi si dice c'è stato un aumento del prezzo. A me non risulta, perché... E dopo teniamo presente che il 26 ottobre del 2006, quando Banca Mercantile, per chiudere l'operazione IGB, mandò il perito, ha periziato quell'immobile 25 milioni e ci ha fatto un leasing da 50 milioni sopra. Perciò questa sopravvalutazione del bene io non la trovo, io non l'ho fatta. È diversa dalle carte collette all'altro processo invece, che la sopravfatturazione è nata su Gepafin, che io non c'entro niente. Perché io ho comprato dalla Pluricom, ok? Perciò questa è la fotografia dell'operazione. Secondo la sua No, secondo le carte. Lui dice, ma ti sembra le carte. Beh, lei conosce anche l'altro processo, quindi sa anche le altre cose. Ma io sempre sulle carte Passiamo mi baso. Passiamo a Belchi 86. Le carte le conosco pure io. Allora, Belchi 86. Conosce il capo di imputazione. Che ricostruzione dà di questa impostazione? Di questi fatti di banca è identica a quella della Dima fino. Identica? A quella della prima fine che abbiamo spiegato prima, da MB Banca, né più né meno. No, qua la differenza, l'unica differenza se vogliamo... Qui sono 12... Quante quote sono? 12 quote di Afora, giusto complessivamente? Sì. Sono 10 che passano due volte e poi due, mi pare. No, ho fatto una finta. Sono 12. Queste cessioni chi le ha firmate per... della Belchi? Questo presumo che la, presumo, non ho la certezza, l'avrà firmato Capasso, perché di qui era amministratore Capasso e penso l'avrà firmato lui. Ma decideva lui. Autonomamente, consultava lei. Ma, Capasso... ma stava sotto la gestione bancaria, che poteva decidere Capasso? Ma nessuno decideva, decidevano le banche. Cioè, ci dobbiamo convincere con i documenti alla mano, ma l'ha scritto Santo Suosso, cioè, il Tribunale Fallimentare di Roma ha nominato tre consulenti, Santo Suosso, Bizzarro e Falcone, che parlano di nitrogestione iniziata nel 2007, si è sancita il 15 dicembre del 2009 e noi ancora attribuiamo a Di Mario questi poteri. Vabbè, ascolti, è il paradosso, no? Le modifico la domanda, lei sapeva che Capasso avrebbe dovuto fare queste cessioni di 12 quote? Ma certo che lo sapevo, ma noi non avevamo scelta, noi, e l'errore col senno di poi di oggi, io
Il 5 maggio, ma sì, dottoressa, perché dopo io bazzisco. Io non c'entro niente. Allora, il 5 maggio del 2007, se sapevo che queste banche, questi professionisti facevano questo, io portavo i libri in tribunale, che almeno quella povera gente non prendeva i soldi, perché all'epoca il patrimonio c'era, e le perizie fatte dal tribunale di Bolzano sul Diafora nel 2016 esprime i stessi valori del 2008 del conferimento, perciò il patrimonio era 100 volte superiore all'indebitamento. Questa è la verità vera. Ecco perché dopo io perdo un po' e mi inaltero, perché si rismuove tutta una cosa dentro al mio sangue, perché quello che ho subito io non l'ha subito nemmeno Totorrina. Però ci dobbiamo arrivare a questo, perché banche e professionisti stanno fuori. Lo sai quando sono costati i professionisti in 3 anni? 45 milioni di euro. Vabbè, adesso procediamo. Però il problema sono i 275 milioni, 275 miliardi di mani. Spegniamo il microfono e interrompiamo l'esame. È chiaro? Allora, cortesemente, pubblico ministero, procede. Quindi la BIC è sempre per le quote di Afora. €250.000 a favore di Lelli Ivana per l'acquisto delle quote della Simpal. Il capo 16. Questa non la ricordo, questa operazione. Vogliamo rinviare al consulente? Al consulente, sì. Non se la ricorda, ma Lelli Ivana è una persona che le conosce. Lelli Ivana. Questa... Le dice qualcosa? Magari la prossima volta farò delle dichiarazioni, me la studio, perché è l'unica operazione che non l'ho ricostruita questa. Sinceramente non mi ero preparata fino a qua giù. Però dopo speravo la chiarisco. Speravo che non ci arrivassi. No. Diciamo, sono stato bravo e sintetico a commentare le contestazioni. Di Marent. Ah. Di Marent. Allora, che abbiamo? Dissipazione e operazioni dolose finalizzate a cagionare il dissesto. Allora. Dissipazione. La dissipazione. Una condotta di distrazione, di bancarotta per dissipazione. Dissipazione. Destinando gli unici beni di proprietà della società, un'imbarcazione dissipava il patrimonio della società fallita, destinata agli unici beni di proprietà della società, segnatamente un'imbarcazione ad un uso esclusivo del Di Mario Raffaele. Allora, questa a uso esclusivo di Di Mario Raffaele, questa è la contestazione. Allora, quindi nega che sia stata ad uso esclusivo suo. Questo categoricamente, cioè, tre volte, perché per quindi, fortuna cioè, vivevo in. Quindi ci spiega a queste allora, società cosa la dissipazione serviva. No, scusi, a cosa la dissipazione è un concetto giuridico, diciamo. Volevo sapere, posto che esclude che fosse stata destinata solo ad uso personale suo, cioè di Raffaele Di Mario, qual era la destinazione di questa banca rispetto, diciamo, alle società? La società, la barca, c'era un comandante sulla barca che puntualmente redigeva un verbale, diciamo, di chi saliva a bordo della banca. Un registro. Un registro. Che se il curatore avrebbe avuto voglia, e io ho lottato su questa rocca a farglielo capire, capiva che Di Mario forse ci andava, sì e no, 2 giorni all'anno. Perché lei lavorava. Perfetto. Chi ci andava? Sto spiegando. Sono curiosa, cerco di accelerare. Questo è un gossip bello, perché ci piace, perché sai, il mare, la barca, diciamo, cosa, ci stimola questo, no? Vabbè, per quanto appassionati allora, andiamo... Io, la barca, era una barca, diciamo, il gruppo cresceva, il gruppo come faceva pure degli eventi... Di fiera a Cannes, presentava i progetti immobiliari, la fiera di Milano, la fiera del Bari, faceva le fiere, la metteva a disposizione degli eventi, diciamo, del business, ok? Perciò Di Mario ci andava ben poco. Forse ci andavano più gli impiegati per premio che gli dava la società, che meritavano, che Di Mario. Dal registro si vede questo. La dissipazione. Allora, nel 2007, quando iniziamo uno scontro col sistema bancario, il dottor Tricomi dell'AIGB, Banca Italia Leasing, mercantile, amministratore delegato del mercantile, mi propone di cambiare barca, perché loro avevano una società di noleggio delle barche. E io mi presto a questo gioco, perché dall'altra parte non pagavo le rate leasing per quel famoso derivato, e dall'altra parte mi vogliono vendere la barca. Mi deliberano un finanziamento di 9 milioni per un Azimut 116.
si passava da un Ferretti 8,30 a un Azimut 116. Questa operazione si sancisce nel 2008, maggio del 2008, mi consegna una nuova barca. Le barche facevano noleggio con i russi, incassavano dei soldi, diciamo, settimanale ogni 15 giorni. Diciamo, chi faceva il scusi. La società. La società proprietaria. Quindi aveva un potenziale interesse Perfetto. Economico. Adesso la parola dissipazione, secondo l'accusa, nasce che noi avremmo dissipato la Ferretti in cambio del cosa. Ma adesso che sulla Ferretti c'era un leasing, la proprietaria della società del leasing, nel momento che si estingue in debito, per differenza, dove sta la dissipazione di questo? Perché quei soldi in parte sono andati alla banca per maschiare la differenza, che hanno fatto la pernota, però hanno dovuto estinguere il finanziamento che c'era sopra, che forse era del 2003-2004. Però pure qui dopo il consulente di parte chiarirà bene perché, però la dissipazione in sostanza non c'è stata perché Ferretti era della Locat, che c'era un debito di un leasing, se ne ricordo bene, di 2,3 milioni, che andava estinto quel debito. Di Marente, lei aveva un ruolo formale nella Di Marente? Sì, era diciamo, sulla Di Marente Capasso nel 2006 subì un intervento che stette fuori circa una mesata, un paio di mesi, dopo poveretto se nota ancora viso facciale, e mi fece dare le procure in quel frangente che lui stava all'ospedale nel 2006, ma dopo, quando è rientrato, comunque svolgeva un'attività d'amministratore, svolgeva Capasso. Possedeva una procura, ma diciamo dopo furono revocate dalle banche tutte le procure proprio per evitare che Di Mario poteva dare matto. Allora, cos'è di 18? Questo rinvia qualcuno? Vuole rispondere su questo? Intende rispondere sulla bancarotta di cos'è di 350.000 lire di Mario Melchiade? Era suo papà, Mario Melchiade è suo padre? Di Mario Melchiade è mio fratello. È suo fratello. La somma 1.174 immobiliare Molise e M2002 1.245, Moi Fausto. Per un pagamento di fattura relativo a operazioni inesistenti. Queste sono le contestazioni. Allora, l'M2 è sempre una società di progettazione, questo è un terreno che avevamo comprato a Grottaferrata. Questo terreno avevamo ottenuto i permessi e tutta la progettazione ce l'aveva fatta l'M2 Moi, ci portava anche la progettazione. Quindi questi 1.245 sì, è il costo della progettazione fatta. Progettazione, lezione e tutto quanto. Dopo, su questo terreno si scoprono dei referti archeologici e si blocca il cantiere, perché quando avevamo fatto gli scavi nelle ultime palazzine trovavamo dei referti archeologici e si viene bloccato. E si blocca il cantiere. Okay. Nel frattempo la società aveva fatto degli investimenti, perché diciamo pure mio fratello parallelo faceva l'imprenditore e facevamo affari insieme e così via, e avevamo fatto degli investimenti. Okay. Tutto succede da questo evento, di questi ritrovamenti archeologici che ci bloccano il cantiere, se no l'operazione andava a buon fine. Quindi i soldi dati a Immobiliare Molise, che sarebbe quella di suo fratello? Era una società sua che stavamo facendo. Che mi ha citato suo fratello. Stavamo facendo, ci sono dei contratti perché ci stanno dei beni e avevamo fatto una partnership per fare un investimento, perché l'immobiliare faceva capo a lui. Quindi, e io come Cosedi investivo e avevamo un accordo quadro, partnership insieme, che dopo gli utili dividevamo. Cioè l'investimento arrecava utili nella società. Dopo purtroppo i cose archeologici, i referti archeologici ci hanno bloccato il cantiere e si è bloccato tutto. Ma dopo stiamo sempre sotto la direzione delle banche qui, Cioè, non è che l'investimento li facevano, tutti gli investimenti che si facevano dal 2007 in poi, quei pochi che si facevano con la condivisione delle banche. Quindi, però qui l'immobiliare Molise è per i tre villini, è una cosa un po' diversa. Allora, M2002 per la progettazione del terreno di Grottaferrata. Per la Molise, ok, la Molise che faceva capo a mio fratello, abbiamo fatto un investimento insieme. Cosedi ha dato dei soldi alla Molise, che a sua volta c'era un accordo di con partecipazione al business. Al business quello stesso di Grottaferrata? No. No. Un altro. Quindi sì. Questi 350.000 euro giustificate come penale per risoluzione contrattuale. A quale contratto si riferiscono? A quello che ho detto, al business.
a quello del business insieme. Certo. Che era dove? Dove si doveva fare? Quello non me lo ricordo. Quello. Non se lo ricorda. E i villini della lettera B, l'ha ricontrollato questo? Aspetta che me lo leggo bene. Allora, me lo leggo così. Trasferivano 1.174 immobiliare Molise a titolo di Caparra per l'acquisto di 3 villini. Che non si conclude e non viene restituita. Allora, la somma di 350 che trasferirono tra l'ottobre del 2008 e il gennaio del 2009 a Di Mario Melchiede senza giustificazione, connotazione contabile, voce penale e risoluzione contrattuale. Questa noi, la Cosedi ha dato 350.000 euro a mio fratello per l'investimento. E questo me l'ha detto. Perfetto. Dopo si risolve perché dall'altra parte è andato più avanti, perché dopo con le banche che non davano più soldi e siamo fermati. E la Cosedi ha perso questi soldi. 1.174 sono per l'acquisto. Dopo quello sotto, quello è un altro sotto. Io sto già, i 3.50 sto chiarendo. L'avevo già visto, me l'aveva già risposto. La somma di 1.170 facendo capo con parte un bonifico di 1.200 che trasferivano dal 36 del 2005 all'immobiliare Molise, questo è lo stesso. Questo nel 2005 all'Infernetta abbiamo fatto 30 villini, sì, che abbiamo fatto insieme. Qui sono 3 villini acquistati. Se li avete fatti, la progettazione era più grande. Dove stavano questi villini quindi? All'Infernetto via Castel Porziano. Quindi non è quindi Grotta Ferrata è una cosa. Questi no, la Grotta Ferrata è di proprietà della Cosedi, ok? Di proprietà Cosedi. La Cosedi ha dato i soldi alla Molise investendo su una partecipazione del progetto che aveva all'Infernetto. Vabbè, ho capito. Penso che sia stata semplice, quindi anche qui è una mancanza di cassa, distrazione della cassa contante. Questo siamo sotto le banche. Non è solo che sia prescritto, è perché c'è sempre il danno rilevante gravità, non sia prescritto. Cogest, se la vuole rileggere l'imputazione, vuole che le faccia una domanda specifica, mi dice la distrazione è 19.000, guarda, attivo di cassa. Allora, attivo di cassa è sempre corrispondente alle banche, quella proprio non c'entra proprio niente. Poi abbiamo emissioni di fatture per prestazioni e servizi nei confronti di altre società del gruppo Di Mario attraverso le quali si generavano crediti d'imposta per queste ultime a carico della Cogest corrispondenti debiti che lievitavano nel 2006 il fallimento senza essere onorati. Per gli importi che lei legge, 2.853 di IVA, IRAP 507, 1.904. Quindi abbiamo emissioni di fatture, queste prestazioni erano vere oppure no? Beh, la Cogest era la società, come ho fatto vedere prima nell'organigramma, proprio per in modo trasparente e chiarezza e per questioni di ribaltamento dei costi, abbiamo creato la Cogest, che era una società che prestava servizi al gruppo di contabilità, servizi legali, servizi finanziari, tutte deteneva circa 40-45 dipendenti che prestavano servizi al gruppo. Okay? Nel momento che sono arrivate le banche, è chiaro che hanno governato le banche e io non è che mi andavo a occupare della Cogest su questo. Questa erano servizi, fatture vere, che c'erano dipendenti, questo lo confermo e così. Ma dopo, pure su questo, il consulente di parte chiarirà. Va bene, immagino anche sul B2 sulla... Certo, lì prefetto queste cose qua, certo. Se noi vediamo l'indebitamento fiscale, da fine il 31 dicembre 2006 il gruppo aveva crediti nei confronti del fisco. Dal 2007 si è generato che siamo arrivati al fallimento, quando sono fallite le società con 130 milioni di debiti fiscali. Perché con quelle operazioni scellerate delle banche e non pagavano contributi e rientravano con i clografari, si sono generati debiti fiscali. Stone and Project. La vuole far spiegare al consulente? C'è un problema di tesoreria centrata? Cosa ci vuole dire qua? Lei ha sentito la difesa di Capasso sul punto, no? Questo già l'ha chiarito bene, l'ha la difesa chiarito, di Capasso. Ce lo vuole ripercorrere brevemente qua, oppure, cioè sostanzialmente dice che è stato pagato mediante questo debito che era
è stato pagato da questo conto, ma c'era una tesoreria centrale. Certo, certo. È così? Lei conferma? Ma guarda, questa questione all'interno la chiarisce sempre il consulente di parte, perché già l'ha chiarito l'avvocato De Capasso col curatore l'altra volta e con i consulenti di Viscogliosi e quant'altro. Quindi lei segue questa impostazione. Ponente. Cessione di un terreno a prezzo di 5.673.000 incassando solo 3 milioni, concedendo sulla differenza di prezzo una dilazione di pagamento senza interessi, senza garanzia e senza ipoteca. L'ha fatta lei questa operazione? Lei ha avuto un ruolo in questa operazione? Si ricorda di aver sottoscritto il contratto? Allora, ha pensato di terreno al prezzo di 5.673.000 incassando solo la minor somma di 2.673.000, perché la differenza è il debito che c'era sopra. Si è collato il debito e ha pagato la differenza. Risponda alla mia domanda, lei conosce questa cosa perché l'ha ricostruita dai documenti o ha firmato il contratto o ha gestito la vicenda? Che si ricorda? Allora, io mi ricordo, diciamo, le parti immobiliari, il gruppo funzionava in questo modo. Diciamo, Di Mario era una grossa realtà a livello nazionale e internazionale. È chiaro che vendevamo, ma nel momento che c'è un reparto con Giuseppe Renna a capo dello sviluppo, facevano i loro analisi. Magari mi capitava l'avvocato Sciulle che se voleva comprare a casa gli presentavo Renna e il Renna gli chiedeva informazioni e documenti e a quel punto portava avanti la trattativa. Dopo la parte finale del prezzo dicevo sempre io, da fine che avevo i poteri, in questo caso ancora stavamo in prima. E questa spiegazione del differenziale relativa all'accollo del mutuo gravava sull'immobile. Poi ci sono due distrazioni che ha denunciato il curatore, queste vengono dal curatore: beni e attrezzature di proprietà della Dima Wellness e la solita giacenza di cassa. Questa è quella che abbiamo detto prima con la Florida Fissa e DM, l'attrezzatura stava là, i curatori, l'Aivone, che mi ricordo che Capasso iscrisse pure all'Aivone, si è degnata minimamente a recuperare l'attrezzatura, dopo hanno venduto l'immobile, quelle che ha comprato l'immobile si è preso pure l'attrezzatura gratis, questa è la verità. Bene. Dopo qui apriamo un capitolo, dopo dal 2011 a questa parte apriamo un capitolo enorme della gestione dei curatori. Alla fine, quando abbiamo finito. Dei difensori, per favore. Senta, sull'erogazione dei finanziamenti alla controllante. Questo pagherà il consulente sempre. Queste sono sempre tesoreria accentrata, cioè ce la chiarisce il consulente perché c'era un contratto. C'era un atto scritto per la tesoreria accentrata, sì, lei si ricorda? Sì. Eh? Si ricorda se c'era un atto scritto? Come no? Ci sta, eccolo qua. Va bene. Che riguardava tutte le società? Sì, sì. Va bene. Aspetti, non si. Lo faccio dire. Non si confonda no. Adesso, andiamo avanti, tanto poi deve produrle queste cose. Va bene. La Dimatur. Ci sono tanti soldi che escono. Questi che vuole fare? La chiarisco questo. Questi li chiarisci. Certo. No, io sto chiarendo tutto. Alcune cose le ha rinviate al consulente. Siccome mi pareva che anche qui ci fosse un discorso di tesoreria centrata, volevo capire se rinviasse al consulente oppure no. L'avvocato Tamburino si è alzato, vuole fare qualcosa? Vabbè. La somma di 400.000 corrisponde. Il capo A, la lettera A. La lettera A del capo 23. La somma di 400.000 importo corrisposto il 20/12/2007 a titolo caparra per la Est, causale fittizia penale per annullamento. La Est compra un villaggio in Tunisia, la società si chiama Kelibia Beach. Un villaggio di 300 camere affittato a Blu Vacanza a 1.600.000 euro l'anno. Nel momento che avevamo a Pomezia
l'hotel Selene, i residence, la Dima Tour era diciamo gestiva un albergo a Bologna di 152 camere e una villa storica per gli eventi, riteneva di concentrare tutto sotto la Dima Tour per fare, diciamo, il ramo turistico alberghiero. Okay. Dopo, al 2008, entrano i provvisti le banche e ridisegnano per i loro gradimenti, i loro interessi, capita questo progetto e i 400 gli vengono restituiti alla Dima Tour, perché comunque gli vengono restituiti. Perciò la distrazione io non la vedo. Dopo parleremo col fallimento improprio di Mario, parleremo di San Marino e Tunisia, perché che Libia. Lì ci sta un mondo, sono spariti 60 milioni di euro, dobbiamo capirli dopo bene, perché vede dottoressa, in questi anni ho fatto delle denunce, no? A Roma si sono archiviate, ma a San Marino, in Tunisia, hanno avuto esiti favorevoli, molto favorevoli, che dopo chiariremo questa posizione. E questo, l'epicentro chi è? Il dottor Giovanni La Croce, che ha un nome e un cognome, sono spariti i soldi, perché io sono stato fallito in proprio. Ma io, nell'interesse di quella povera gente, mi sono prodigato in questi anni con i curatori per far sì che recuperassero l'attivo più possibile per soddisfare i creditori chilografari. Perché dopo arriviamo alla transazione con le banche, che pagano un creditore chilografario per 400.000 euro e l'altro. Cioè dopo questo passo passo, ma arriviamo a tutto. Allora, su Dima Tour abbiamo... Vuole dire altro su Dima Tour? No, ho detto tutto. Super Dim. Questa nasce dalle indagini. C'è un 2.071.000, un credito che non viene incassato, e un altro credito 3.98 che non viene incassato. Uno è Olimpia Città dello Sport. Di chi è Olimpia Città dello Sport? Superdim era una società che gestiva supermercati. Infatti, che c'entra lo sport, quindi? No, non c'è lo sport. La società è sportiva. Di Maria non si faceva mancare niente. Di Maria come creatività. Come creatività, dopo diciamo, come diciamo organizzazione, diciamo, i consulenti, dopo l'aspetto del paese è un'altra cosa. Allora, che cosa succede? Il centro sportivo 30.000 metri quadrati. Fatto con l'ISBEC che ho raccontato prima dell'origine dell'insolvenza. Palazzo Sturzo. No, quell'altro. Città dello Sport. Quella che ho detto, dello Sport. È evidente che dentro a questo centro sportivo 30.000 metri quadrati c'erano l'attività sportiva, attività ristorativa, attività d'abbigliamento. Supermercato. E diciamo parrucchiere e così via. Allora si fa un contratto di affitto, di gestione alla Superdimer che era prevista dallo statuto, che a sua volta affittava la città sportiva al parrucchiere, all'abbigliamento e così via. E più c'erano i supermercati in pancia, okay? Le attrezzature sportive se le metteva in pancia la Superdim e lo affittava, che nel compreso dell'affitto, prestazione di affitto e attrezzatura, quindi affittava un'attività. Perfetto. Avviata questa società. È una società che non fa il 182 quando si fanno i 182 a settembre del 2010, non fallisce il 29 marzo del 2011. Il 7 aprile vengo arrestato io, Laronzio e Capasso. Qua formalmente l'amministratore era sempre Laronzio, una persona cara, di certo che non vuole essere l'amministratore vero, perché sarebbe, diciamo, scorretto attribuire a una persona quella capacità. Era Di Maio. Vengo arrestato io, Laronzio e Capasso. Laronzio si dimette da amministratore, viene revocata con le dimissioni. L'avvocato Marvasi diventa il curatore della Dima, la holding che c'è la partecipazione della Superdim. Questa società stava gestendo un supermercato nel mio paese di nascita, Agnone. Incassava una media 8, 9, 10, 6 mila euro al giorno. Contanti. Marvasi nomina come amministratore della Superdim Marco Di Pasquale. Il direttore di questo punto vendita era mia cognata. Marco Di Pasquale, accompagnato a Marvasi, si recano nel Molise, a Agnone. Proibiscono alla direttrice di versare, perché noi tutte le sere
per pagare la cassa andava alla cassa continua e versava i contanti. La mattina l'ufficio amministrativo apriva le banche e quadrava la cassa. Loro gli proibiscono di non versare i soldi sul conto corrente, di trattenerli, che loro si ricavano settimanalmente e puntualmente tutti i sabati ad Agnone e ritiravano soldi contanti. Noi tutti andiamo al supermercato, vediamo gli scaffali pieni di roba, però quella è un valore aggiunto. Loro non comprano, non riforniscono più il supermercato, con le somme che incassavano, non rifornivano il supermercato, tant'è che è andato a esaurimento delle scorte, delle giacenze dei scaffali. Il bilancio di questa società, che andava firmato per legge a maggio del 2011, non è stato mai depositato. Questa società al 30 dicembre del 2010 esprimeva un credito d'IVA di 480.000 euro. Il bilancio non viene depositato. La contabilità del 2011 non viene fatta. A un certo punto, marzo del 2012, Marvasi dice al liquidatore di portare i libri in tribunale e chiede un fallimento improprio alla società. Questa società viene fallita il 12 luglio del 2012. Io viene nominato Giustiniani come curatore. Mi reco da Giustiniani. Dico: Giustiniani, scusi, ma i 600.000 euro di cassa contante dove sta? Perché la voglio capire. Io tutt'oggi questa cassa non l'ho trovata. A nessuno è estratto conto. Due sono le cose. O l'hanno rapinata per strada, è sparita sta cassa. Ma lo Stato avrebbero preso le banche? Le banche? Forse il liquidatore. No, non ho capito. Lei ci ha detto non che lo so, questo non tocca a me accertarla. Ascolti, lei ha detto che le banche andavano a prelevare. No, io ho detto, io ho detto un'altra cosa. Marvasi, curatore della Dimafin. Marco Di Pasquale, liquidatore della società nominato da Marvasi, si recavano tutti i sabati a mattina a Agnone e ritiravano la cassa. Io al curatore Giustiniani ho preteso e ho chiesto centinaia di volte con PEC, con raccomandata, a strillare l'evidenza delle, perché la Superdima aveva solo un conto corrente presso Banca Popolare di Milano a Pomezia. Io non ho mai riscontrato questi versamenti e non mi è stata mai data una risposta. Cioè, non tocca a me indagare, tocca dire i fatti, ma io non ho riscontrato questi soldi. Adesso mi si contesta il fattore attrezzature, che mancano 2 milioni e 3 di attrezzature. Le attrezzature, nel 2010 le banche, anzi nel 2009 è prevista nella convenzione, che andavano dismessi una serie di asset che erano previsti nella convenzione, l'imbarcazione, Palazzo Sturzo, l'Hotel Selene, Olimpia, erano tutti i contratti che erano previsti nella convenzione di risolvere questi contratti, tanto la proprietà era delle banche, perché con il leasing le proprietà delle banche. L'unica cosa che si è fatta nel 2009-2010 era Palazzo Sturzo, che dopo l'imbarcazione nel 2010, proprio per fare gossip, l'hanno utilizzato pure gli amministratori di Pasquale, dell'astrologo, l'hanno utilizzato, se vogliamo proprio fare gossip. Bene. Mi impongono di affittare, di cambiare gestore. Io, il 2 agosto del 2010, Di Pasquale con dell'astrologo fanno un contratto di affitto a Fabrizio Soldati, Paradise, è uno che gestisce su Pomezia il monopolio dei centri sportivi. Viene stipulato un contratto di affitto pari a 500.000 euro l'anno, perciò esce la gestione diretta da noi, e viene affittata a questo signore. Questo signore non paga gli affitti. Vengo arrestato io. Vado da Giustiniani quando lui è diventato curatore, perché era tornato in libertà il 16 maggio del 2012. Prendo Giustiniani, lo porto a Pomezia, la faccio vedere l'attrezzatura su questa. Giustiniani rimane passivo davanti a questo fatto. A questo punto io aziono una serie di cause. Alla fine, forza di azionare cause, ottengo un sequestro preventivo di quelle attrezzature. E dico a Giustiniani, insinuate, perché io faccio l'interesse del fallimento, perché dopo lo stato passivo è di un milione, siamo una persona qua a cassa, e col credito dell'IVA, ecco, questa società non poteva proprio fallire. Che cosa si scopre in questo scenario? Che l'avvocato Marvasi e il curatore da DM Russo avevano incaricato l'avvocato Luisa Melara
ad accertare le responsabilità del dissesto sul gruppo. Loro fanno una relazione, addirittura loro fanno una grafica e mettono holding bancaria sopra, Di Maio schiavo sotto e così via, e citano più volte l'etrogestione bancaria. A un certo punto trovo che l'ex presidente del collegio sindacale della Dimafin diventa socio dei soldati, il paradosso. L'avvocato Luisa Melara era quella che era stata incaricata dai curatori per far causa contro le banche per l'etrogestione, diventa consulente di soldati. E dico, qua è il paradosso. Giustiniani passivo su questo. Dopo che cosa succede? Che la Melara, che doveva andare contro le banche all'insaputa di tutti, la Melara era consapevole però, firma un contratto di affitto con soldati, Banca Italia Leasing, lo dà in locazione a soldati 500.000 euro l'anno, il primo anno mi versi 50.000 e 450 per fare i lavori, il secondo anno mi dai 100.000 e ne fai 400 euro, a scaletta, sull'impianto che è appena stato costruito nuovo, di sana pianta, praticamente sottraggono con la partecipazione della banca, sottraggono i beni alla fallita e le attrezzature ancora stanno là, perché io ho tentato le cause, ma purtroppo Di Maio era la peste, i curatori passivi su questa cosa non mi hanno seguito, le attrezzature stanno là, tant'è che lo dice il sequestro che abbiamo ottenuto, soldati per ottenere l'utilizzo di quell'attrezzatura ha dovuto mettere in deposito 500.000 euro. E il Tribunale di Velletri gli ha dato la disponibilità a utilizzarle. Questa con la complicità di Banca Italia Leasing. Questo per la lettera A. La lettera B. La lettera B. La lettera B è identica. Perché la Pomezia SRL era quella che era da filtro tra la Superdim e l'Olimpia Fitness e i soldati. Ho capito. Hotel Selen. Respiriamo un pochetto. L'Hotel Selen ci vuole un sospiro proprio di sollievo. Si prenda 3 minuti di pausa. L'Hotel Selen. Fare una pausa? No, finiamo così, la prossima faremo i controesami. L'Hotel Selen è un'altra società che non fa il 182, non viene dichiarata fallita il 29 marzo del 2011. Qui, prima del mio arresto, ancora avevo la carica da presidente del Selen, perché pure lì c'era un collegio sindacale, società di revisione, consiglio di amministrazione. Vengo arrestato io, il socio del Selen era la D. Matur, che era fallito perché aveva fatto il 182, il curatore era Francesco Rocchi. Francesco Rocchi nomina un commercialista che se ne viene il nome, che ci sta per poco tempo sul Selene, dopo questo commercialista si dimette e viene nominata una commercialista di Roma, certa Saitta Daniela, viene nominata amministratore del Selene. Questo, come risulta dai verbali dei consigli di amministrazione della Dimafin, le banche avevano deliberato a settembre del 2010 di cedere la gestione dell'Hotel Selene, di cedere la gestione di Villa Cicogna a Bologna con la Dimatur, e individuano una società che era interessata alla gestione dei due alberghi, una società che si chiama Piazza di Spiagna View, che fa capo a Mauro Piccini, che era il presidente di Alpi Tour. L'avevo conosciuto quando comprai i villaggi in Tunisia, perché era gestione Alpi Tour,
Alpitura, sì. E stipuliamo il 2 dicembre del 2010 un affitto di ramo d'azienda a Piazza di Spagna a 1 milione di euro l'anno, un contratto che era 9+9. Con questa cessione, con questo affitto di ramo d'azienda, in realtà la società si dovevano gestire solo quei pochi debiti dei fornitori che aveva negli ultimi 2 mesi che doveva pagare, ma con l'affitto li pagava ampiamente. Questa società, i bilanci del Selenio non vengono approvati sistematicamente come ha fatto Marvazzi su Superdim, Rocchi ha fatto la stessa cosa sul Selenio. Chi fa fallire il Selenio? La richiesta del fallimento lo fa la società che aveva in gestione, in affitto, i televisori. Noi tutti andiamo in albergo, tutta la parte della televisione, c'è una società che noleggia e paghi un noleggio per la televisione, che era passata a Piazza di Spagna. Ovviamente la Saitta con l'incarico non ha gestito questa cosa, alla fine viene dichiarata fallita il 12 marzo del 2012 Hotel Selenio. Nel ritornare in libertà io mi recavo da Rocchi tutte le settimane a cercare di chiarire il più possibile tutta quella documentazione che forniremo alla fine dell'esame, il controesame, per far capire che i fatti erano diversi da come li stavano interpretando. Ma gli chiedevo perché Piazza di Spagna non pagava l'affitto. A questo punto Banca Ita Leasing, che era la proprietaria del leasing, del famoso leaseback del 2007, sottoscrive un contratto di affitto con Piazza di Spagna a 1 milione l'anno di affitto per le mura, solo le mura, con lo stesso scopo della città dello sport. Il primo anno mi dai 100.000 e 900.000 i lavori, il secondo anno è così. Praticamente questi per 9 anni pagavano 100.000 euro, hanno pagato 1 milione di euro d'affitto delle mura. Ma il sottoscritto per ristrutturare quell'albergo ha speso 15 milioni di euro, era nuovo. Dentro l'albergo c'erano le stigliature che erano nuove di proprietà del Selenio e c'erano le stigliature di un altro immobile che aveva a Bologna, che era procinto da apertura a Bologna, che allegato di attacco, che io porto a Rocchi, che valevano la bellezza di 6 milioni di euro queste attrezzature. Passivo il curatore. Il curatore non ha mai chiesto l'affitto a Piazza Spagna. La banca fa un contratto. Guarda Rocchi, che la banca ti ha sottratto l'azienda, perché noi tutti sappiamo che l'azienda si forma dai dipendenti, dalla licenza e dalle mura. Questo è il perimetro aziendale. Se ti sottraggono le mura, ti hanno sottratto la licenza, perché le licenze alberghiere sono circoscritte, non è che puoi aprire, diciamo, ogni tanto, con quel contratto d'affitto ti hanno sottratto l'azienda. Perciò la banca era ben consapevole di quello che stava facendo, non è che non era consapevole. Perciò qui c'è stata una continuazione delle banche, prima dal 2007 e ancora oggi, perché dopo vediamo altre cose. Con gli stessi professionisti, non è che hanno cambiato, sono sempre gli stessi. Alla fine arrivano 2 proposte di concordati, una sul Superdim e una sul Selenio. Noi il 9 gennaio del 2017 rinviate tutto a giudizio. Il GUP ci rinvia tutto a giudizio con l'apertura dibattimentale il 27 maggio del 2018. I curatori avevano chiesto il sequestro preventivo di tutti i beni di tutti gli imputati, che lo ottengono. Rocchi quella proposta di concordato non la porta mai avanti, la tiene nel cassetto. Giustiniani invece Superdim la porta avanti, si arriva all'omologa. Nella transazione, il 28 maggio del 2018, le banche chiedono di non aprire il processo dibattimentale perché stavano raggiungendo un accordo con le parti civili. Il tribunale gli concede un rinvio a luglio. A luglio chiede un altro rinvio a settembre presenta una bozza term sheet, gli viene concesso un altro rinvio al 18 novembre del 2018 l'apertura dibattimentale. In quell'estate c'è lo schizofrenico totale
Le banche, le curatele avevano avviato una serie di cause contro le banche, dove l'avano vinto, dove l'avano perso, dove erano in corso. Stato di fatto che quella, su quella causa, ogni causa vengono attualizzate dagli avvocati i valori di quelle cause, che se sommiamo quei valori stiamo a 178 milioni. Io non capisco come fanno ad arrivare a 178 per arrivare a 40 milioni di transazioni. Scusi, il pubblico ministero. Eh no, è importante perché arriva al Selene, arriva al Selene. Allora, arriva al Selene perché. Devo guardare però la contestazione, sì, ma raccontarci tutta la vicenda. Ha ragione Presidente, però che cosa succede qua? Andiamo alla domanda finale. Che Rocchi non ha incassato affitti, che le banche con la complicità di Rocchi hanno sottratto l'azienda, che Rocchi non ha fatto causa nemmeno contro le banche e transa con le banche a 80.000 euro. Questa è la verità vera. Vabbè, un'altra domanda, Presidente, a questo punto. Ha terminato? Perché sulle altre, sì, alcune imputazioni le ha spiegate con 14, quella delle banche, francamente, la ritengo già spiegata in un'altra maniera, il difensore poi... No, c'è il fallimento improprio. Gliela faranno i difensori. Gliela faranno i difensori se... Allora, le parti civili? Ancora più fatto. Allora, sono le 4, lei diciamo è in grado di continuare con lucidità così come brillantemente ha fatto finora? Se lei ci concede una prossima udienza ravvicinata preferirei, perché dopo se devo allontanare. Guardi, tu ravvicinata, sicuramente prossima udienza. Non devo ritornare a studiare un'altra volta. Però ravvicinata non sono in grado di prometterglielo perché tra l'altro sono applicata in questo processo, quindi non dispongo, come dire, del ruolo d'udienza. Quindi ravvicinata non sono in grado. Detto questo, vuole continuare oggi oppure no? Rinviamo, perché tanto non facciamo in tempo. Secondo me, tanto non è adesso la parte civile. Non l'ha ancora ma ha annunciato? No, alla fine quella. Quindi come no, fate a esaminarla se non viene prodotta? Non so se le domande delle parti civili sono contenute anche come tempi, possiamo provare a procedere oggi. Ditemi voi se l'imputato è in grado. Dica avvocato. Avvocato Petrillo per la parte civile. Sì. Io non credo di essere in grado di essere né succinto né preparato rispetto alle valutazioni e ai temi che sono stati introdotti oggi. Devo andare, di rinviare il controesame alla prossima udienza. Va bene, allora grazie. Qualche minuto per stabilire la data del rinvio, che in ogni caso non sarà prossimo, questo sono in grado di dirvelo già da questo momento. Un attimo di pazienza. Allora abbiamo terminato per oggi, okay, grazie. 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 Una data diciamo ravvicinata in cui possiamo continuare appunto con l'esame dell'imputato Di Mario ed eventualmente di altri imputati, e sarebbe la data del 3 aprile, sempre nella tarda mattinata, quindi alle ore 13. Quindi 3 aprile in quest'aula, aula Occorsio, e indichiamo anche la data dell'udienza successiva che sarà il 9 settembre. 3 aprile alle ore 13. Abbiamo grosse difficoltà a trovare punti di incontro essendo appartenenti a due sezioni diverse. Quindi... Risulta assente? Allora, dov'è il signor Fornacini? Un attimo, se ce lo fa vedere quantomeno diamo atto. Perfetto, allora diamo atto che è presente Fornacini a quest'ora, però prima. No. Sì, per carità avvocato, sono io che non l'ho osservato. Va bene, allora quindi riepilogando, il 3 aprile alle ore 13 in quest'aula continueremo con l'esame dell'imputato Di Mario. La successiva udienza il 9 settembre 2024 alle ore 13 in aula nona collegiale. Anzi, scusa, sono 22. Un attimo solo, nella 22 non ci siamo tutti. Però.
va bene, troviamo un'altra. Ma non, che non faccio un facciamo un cambio con quelli che stanno in nonna. Allora rinvio, dove lo faccio? Rinvio alla nonna, poi vediamo. Allora, aula nonna collegiale 9 settembre, ore 13. Ore 13 sia il 3 aprile che il 9 settembre.